Per evitare eventuali ed ipotetici fraintendimenti, ci tengo a precisare sin da subito che questo video non ha come obiettivo il voler offendere, insultare, schernire o denigrare alcuna persona citata. Ciao, ciao a tutti! Come state? Tutto bene? Spero bene! Innanzitutto volevo ringraziarvi immensamente per l'enorme riscontro che avete dato negli ultimi due video che ho realizzato assieme alla mia ragazza. Sinceramente non ci aspettavamo un feedback del genere, quindi grazie, Graziella e grazie al cat. Il video che sto per realizzare quest'oggi è un video leggermente diverso dal solito. Quest'idea sostanzialmente nasce dalla mia personale volontà nel voler focalizzare la vostra attenzione sul lato oscuro di YouTube. Voi in questo preciso istante vi starete chiedendo: chi è? Non preoccupatevi, sedetevi comodi, ve lo spiego subito. All'interno della vastissima piattaforma di YouTube, a mio modestissimo parere, esiste un universo parallelo. Non è un universo parallelo composto da alieni, esseri mutanti o creature mistiche, ma è un universo parallelo composto semplicemente da persone come noi. I creator che popolano globalmente questa piattaforma portano all'interno del proprio canale YouTube svariate tipologie di contenuti: vlog, challenge, ASMR, video di cucina e quant'altro. All'interno dei meandri di questo universo parallelo vengono portati i medesimi contenuti. Allora, perché proprio io in questo momento sto affermando che esiste un universo parallelo, proprio il nostro universo è sempre composto da persone ma di tipologie diverse? Aspettate un secondo! Anche se all'interno di questo universo parallelo che vi ho appena citato vengono portati i medesimi contenuti, cambia radicalmente il modo in cui vengono portati. Sicuramente non sarò io il giudice che sancirà se questi contenuti vengono portati in modo giusto o in modo sbagliato, perché ipoteticamente potrebbe darsi, secondo la teoria della relatività, che tutti gli altri lo stanno portando in una maniera completamente sbagliata e solo loro lo portano in maniera corretta. Comunque, anche se non avete capito nulla di ciò che sto dicendo, tra poco lo capirete. Prima di iniziare concretamente il video, vi ricordo di seguirmi su tutti i social network che vi lascio qua sotto in descrizione, soprattutto su Instagram, dove tendenzialmente pubblico foto nude. Fatemi sapere in questo momento qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo universo parallelo e delle persone che lo popolano. Mi sono già dilungato troppo, partiamo! I due grandissimi pilastri, le due pietre miliari su cui si fonda questo famigerato universo parallelo sono Follettina Creation e Chiara D'Alessandro. Non so se voi vi siate mai interfacciati o semplicemente imbattuti all'interno dei canali di questi due personaggi, ma giuro solennemente che io perdo intere giornate, e sottolineo intere giornate, anche insieme alla mia ragazza, prima di andare a dormire, appena sveglia, 24 ore su 24, a guardare i contenuti che vengono pubblicati all'interno di questi canali. Anche se non stiamo facendo riferimento a video qualitativamente ineccepibili, la loro peculiare stranezza, il mondo che viene raccontato, mi intrattiene per intere ore. So che sembra che vi sto prendendo per il culo in questo momento, ma giuro solennemente che non è così. Io personalmente non seguo alcun tipo di grande youtuber, di youtuber con grossi numeri, ma preferisco perdermi mentalmente all'interno di questo lato oscuro di YouTube. Per quelli che conoscono già Follettina Creation o Chiara D'Alessandro, fatemi subito sapere che cosa ne pensate di queste due personalità, mentre per tutte le altre persone che non hanno mai avuto a che fare con questi canali, adesso andremo a vedere alcuni video assieme, reagirò a questi video e successivamente anche voi mi farete sapere qui sotto che cosa ne pensate. Introduciamo prima di tutto l'argomento video ASMR. I video ASMR sono dei video che necessariamente dovrebbero essere eseguiti con della strumentazione di alta qualità. Questo perché il pubblico che si interfaccia con questa tipologia di video dovrebbe sostanzialmente trarne una sorta di rilassamento. Perciò i vari rumori che vengono registrati non devono essere contaminati dall'inquinamento acustico, cosa ottenibile esclusivamente attraverso l'utilizzo di microfoni di alta qualità che non possiedo nemmeno io. Entrambi i canali, quindi sia Follettina Creation sia Chiara D'Alessandro, hanno realizzato dei video ASMR. Non voglio in alcun modo e non mi permetterei mai di giudicare la concreta realizzazione di questo video da parte di questi canali. Ora vi mostrerò come dovrebbe essere realizzato un vero video ASMR e successivamente vi mostrerò come questi canali l'hanno realizzato. Benvenuti in un mio nuovo video ASMR rilassante. Chiudi gli occhi. Thank you.
Devo dire che globalmente questi video non mi rilassano per niente. Per niente, mi mettono solamente ansia e angoscia. Ma questo parere è semplicemente frutto della mia soggettività. Ad un'altra persona può piacere, può rilassare, può far sentire in pace. Ma ora arrivano i pezzi forti. Prima il video ASMR di Follettina Creation, poi il video di Chiara D'Alessandro. Video che ho visto interamente e che preferisco rispetto a quello di prima. Non mi rilassano nemmeno questi video, ma almeno mi divertono e mi intrattengono. Guardiamoli e poi facciamo alcune considerazioni assieme. Sono rimasto completamente paralizzato e assopito. So che moltissimi di voi si staranno chiedendo: ma che cosa mi stai facendo vedere? Fermi, fidatevi di me, perché passerete anche voi intere giornate a guardare questi video. Lo so che già i video ASMR di per sé sono video strani, e questo non lo metto in dubbio. Ma questi che vi ho appena mostrato sono ancora più strani, ed è proprio quello che li rende interessanti. Quando guardo queste cose io davvero non mi riesco a staccare dallo schermo. È come se venissi trascinato all'interno di un mondo immaginario dove tutti si chiedono che cosa stia succedendo. Un'altra incredibile peculiarità del canale di Follettina Creation sono le bambole reborn. Non è un argomento molto conosciuto, quindi necessariamente devo introdurlo. Le bambole reborn sono appunto delle semplici bambole, ma realizzate con una qualità superiore rispetto alle bambole normali, rispetto alle bambole consuete. Non so perché sto indicando in giro, giuro che non ho bambole. Ma queste bambole reborn sono veramente simili ad un neonato vero, ad un bambino vero. Da un lato questa cosa è inquietante, dall'altro è incredibile. Di primo acchito uno potrebbe dire: vabbè, sono delle semplici bambole, più simili all'uomo, più simili all'uomo vero. Che cosa vuoi farci con queste bambole? La stranezza risiede nel fatto che Follettina Creation si occupa di queste bambole come se fossero suoi figli. Nel senso che le dà da mangiare, le cambia il pannolino, la veste, la porta al parco, la porta al supermercato. Lo so che in questo momento non ci state credendo a ciò che sto proferendo, ma esistono i video che testimoniano tutto ciò. Prego. Ciao a tutti follettini e follettine, benvenuti in questo nuovo, diciamo, mini vlog dove farò la morning routine della mia bambola Rebor. Bene, adesso diamo la pappa a Maria Sofì. E Maria Sofì, la pappa buona, mangia tutta la pappa lei. La mia piccola, fatti il rottino, eh? La mamma ti cambia, Così sei pulita, bella, profumata, Maria Sofì? Io e la mia piccola Maria Sofì vi salutiamo. Ciao a tutti, ad un prossimo video. La porteremo al supermercato con noi. Guardatela, com'è bella. Spero che arriviamo presto al supermercato, così Sharon è ben coperta lì dentro. Ciao. Ciao, ciao. No, no, è una bambola da collezione, sto facendo un video per YouTube. Io ho detto, ma quando era in gita? Appunto. Cosa volete che vi dica? È strano, è normale che sia strano. La prima volta che una persona si interfaccia con questi video è normale che si chieda che cosa ho sbagliato. Ma col tempo inizi veramente ad abituarti. Anche se è strano, io lo reputo divertente. Un video del genere, proprio perché è strano, me lo guardo tutto, dal primo all'ultimo minuto. Ho sentito che pure Chiara D'Alessandro sta acquistando delle bambole reborn. Quindi questo vuol dire che stanno per arrivare dei nuovi video incredibili. Non vedo l'ora. Io quasi ogni sera, al posto di guardare la televisione, preparo la cena a me e la mia ragazza, ci mettiamo sul divano nella più totale tranquillità, entriamo su YouTube, mettiamo un video o di Follettina Creation o di Chiara D'Alessandro e trascorriamo intere ore trasportati, vi giuro, trasportati da questi video. E ogni volta che viene un nostro amico a casa glieli facciamo vedere pure a lui. E seppur all'inizio ogni persona rimanga incredula, poi col tempo si appassiona, si interessa a queste cose. Poi
Entrambi i canali si dilettano nei video mukbang. Video mukbang sono dei video in cui una persona si mette di fronte alla videocamera, parla con il pubblico, interagisce mentre mangia qualsiasi tipo di cosa. È incredibile come in questi ultimi anni YouTube si sia evoluto e abbia portato una vastissima quantità di nuove tipologie di contenuti. Inoltre, ciò che vi sto per fare vedere è l'asso nella manica. Un video realizzato da Follettina Creation in cui risponde, io amo queste cose, risponde ai propri hater. Sotto a questi video è pieno di persone che le insultano. Ma proprio insulti pesanti, persino minacce di morte. Io penso esclusivamente che siano due semplici persone che con i mezzi che hanno tuttora a disposizione cerchino in qualche modo di intrattenere il loro pubblico. Non ci vedo nulla di male, poi è inutile stare qui a sentenziare se questo contenuto va portato così, se questo va portato così, ma perché la paga, ma perché. Quindi vi lascio a questa ultima ed incredibile perla in cui Follettina Creation risponde ai propri hater. E io sono la regina di YouTube a questo punto, se voi siete la mafia di YouTube, scusate, ma oh, Aki, che state a dire, che vi siete fumati, ragazzini di merda? Grazie, bravi. Che ve devo dire? Ma io non ho paura di nessuno, solo paura di Dio. Venite pure, vi sto aspettando, cari haters. È qui che vi sbagliate, cari haters. Viva Gesù Cristo, è lui che ci tiene liberi, amen. Che personalità incredibile. Vorrei proprio vedere se tutti voi che la insultate avreste il coraggio di fare un video risposta del genere. Vediamo se siete capaci. Per tutte le persone che stanno guardando questo video, vi invito a far conoscere Follettina Creation e Chiara D'Alessandro a quante più persone possibili. Fate un filmato mentre guardate sia i video di Chiara sia i video di Follettina e taggate su Instagram, su qualsiasi tipo di social network, tutti i vostri amici. Dobbiamo assolutamente diffondere il verbo come se fosse una reale e concreta religione. Il video di oggi si può concludere qui, spero con il cuore che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, ma soprattutto che vi abbia spronato a conoscere questi due canali. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social network che vi lascio qui sotto in descrizione, soprattutto su Instagram dove pubblico foto nude. Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ho pure sbagliato.